Ciao, come ti senti oggi? Seconda seduta della settimana di lavoro. Oggi Tabata. 20 secondi di lavoro on, 10 secondi off, da ripetere per 8 volte, ok? Ti mostro gli esercizi, sono strutturati in questa maniera. Ti mostro tre varianti, dalla più difficile alla più semplice. Tu scegli quella che è più conveniente per quelle che sono le tue condizioni di oggi. Non è una sconfitta se non riesci a fare tutto con la variante più difficile. L'importante è che oggi dai quello che hai da dare, ok? Va bene? Durante il corso dell'allenamento puoi anche decidere di scalare l'esercizio. L'unica cosa, finisci la serie dei 20 secondi che hai già incominciato con il livello che hai selezionato precedentemente. Quindi, se partiamo col livello più difficile, finisco quella serie lì, dalla serie successiva posso ridurre la mia intensità in funzione di quelle che sono le condizioni che riesco a proporre. In descrizione ti lascio un link che ti porta alle Tabata Song. Sono canzoni che hanno già il cronometro, diciamo, embeddato dentro, quindi una voce ti dice quando sono passati i 20 secondi di lavoro e ti dai 10 secondi di recupero, ti conta le 8 serie in maniera che tu puoi concentrarti unicamente sull'esercizio. Ti ascolti la musica e lavori così, va bene? Ti ricordo che ogni esercizio va fatto consecutivamente, quindi parti con la prima stazione, la completi nella sua totalità, quindi per 8 serie da 20 secondi e 10 secondi di recupero. Alla fine hai un minuto di recupero prima di passare alla seconda stazione. Così via per sei stazioni. Ti mostro gli esercizi. Allora, come ti dicevo, partiamo da subito la variante più aggressiva. Qui per l'esecuzione ti ricordo sempre che è la frequenza quella che conta, devi andare avanti per 20 secondi, quindi più alzi la velocità, più fai fatica. Ricordati di mantenere bene solida la pancia mentre vai con le mani a terra, ok? Bene, solida, nel momento in cui non riesco più a eseguire oppure non penso di poter eseguire, posso scalare i lavori con questi saltelli oppure semplicemente con la flessoestensione senza balzare. Ti ricordo che le serie sono 8 per 20 secondi. Passiamo al secondo lavoro, un lavoro più di centro. Ci sdraiamo a terra, alzando il bacino, le gambe si sollevano, stai solido, non mollare la pancia. Ok, benissimo. E cerca di srotolare bene la schiena quando vai indietro, va bene? Quindi, preciso, se non ce la faccio, ovviamente posso scegliere una variante più tenera, come in questo caso, il focus deve essere i talloni ben piantati al pavimento e risalgo con un sit-up classico, ok? Fuori l'aria quando salgo, rimango solido e non casco a terra quando scendo, srotolo bene la schiena. Se penso di non farcela, vado ancora più verso il semplice, quindi scendo al crunch. In questo caso il focus è mantieni la colonna ben appoggiata a terra durante tutta l'esecuzione. Scegli tu dove mettere le mani, ricordati che la fatica è funzione di quanto veloce vai. Passiamo alla terza stazione, push-up, tu into push-ups, ok? Quindi un piegamento sulle braccia, poi vado indietro, colonna estesa, gambe tese, fuori l'aria. Se voglio ridurre la mia intensità, passo a un lavoro appoggiando le ginocchia a terra. Risalgo indietro e vado nella posizione equivalente alla prima variante di livello. Se invece ancora non riesco a sostenere l'intensità, posso ulteriormente ridurre togliendo la fase di push-up, ok? Quindi vado in alto, cerco di mantenere sempre gambe tese, braccia tese, glutei contratti a sostenere quando appoggio il bacino a terra. Da qui altro butterfly sit-up, quindi le piante dei piedi sono a contatto e senza muoverle, da quella posizione mi sdraio a terra, per poi fare un'elevazione di bacino. Quindi spingo sui talloni, alzo i glutei da terra. Unica linea che passa tra ginocchio, anca e spalla. Se voglio scalare, solo sit-up, stessa posizione, con le piante dei piedi a contatto,
quindi lavoro di centro, oppure lavoro solo sul bridge, sempre però con le piante dei piedi a contatto. Quindi vado in elevazione di bacino, non inarco la schiena, sostengo con i glutei e la linea che passa tra ginocchio, anca e spalla deve essere retta, non ci devono essere curve. Passiamo a un altro lavoro. Stazione di push-up, qui non si vede benissimo, ma non appoggio il torace a terra, quindi resto in spinta sulle mani, ruoto a destra e a sinistra e mi sposto in side plank. Ok, quindi non appoggio qui, ruoto, gomito e vado su. Oppure posso lavorare passando direttamente dal plank, senza andare a enfatizzare il lavoro di fatto sulla parte alta del tronco. Quindi riduco leggermente l'intensità da plank frontale a plank laterale. Unica linea che passa tra spalla, anca, ginocchio e a questo punto fino alla caviglia, ok? Se devo ancora ridurre, mi faccio soltanto del side plank laterale per i 20 secondi di durata della stazione. Ne faccio 4 da 20 secondi per una parte, 4 da 20 secondi per l'altra. Ultima stazione, questa variante è la più aggressiva per quanto riguarda la parte delle gambe. Saltello e scendo, saltello e scendo, giù veloce quando scambio la gamba, ok? Ricordiamoci sempre di mantenere bene la colonna estesa senza mollare mai gli addominali, dobbiamo rimanere solidi. Se non ce la faccio, faccio la stessa cosa, stesso movimento, scendendo e salendo, tenendo in appoggio un'unica gamba. Mi faccio 4 serie prima con tutta una gamba e 4 serie con l'altra. L'intensità è ancora troppo elevata, scendo ulteriormente con un affondo posteriore. Ricordati sempre, scendi bene con le gambe a 90 gradi e mantieni duro il centro.